So che siete abituati agli eroi del pallone, ma l'eroe di oggi è tutta un'altra storia. Fabrizio Passetti è l'esempio di come la passione vada oltre ogni limite. Io ho sempre fatto surf da tutta la vita, poi tra l'età di 17-18 anni ho avuto un incidente in moto, ho perso la gamba, per vari anni sono stato costretto a rimanere in ospedale a causa di tante operazioni, finalmente ho ripreso a camminare e da poco tempo a questa parte, da 2 anni a questa parte, ho ripreso la mia passione, il mio amore, quello di rifare surf. Ho partecipato al primo mondiale di adatti surf in California, alla Hoya, il primo mondiale di surf, e parteciperò penso sicuramente, senza il penso, anche quest'anno. I prossimi progetti sono molti, te ne riassumo qualcuno. Il primo è quello di partire per Bali tra qualche giorno col team Quicksilver per realizzare il primo video da adatti surf e allenarmi in vista dei prossimi mondiali in California. E poi il secondo, è sicuramente molto importante, è aprire la prima scuola di surf, di adatti surf in Italia per aiutare le persone disabili a comprendere, a capire, ad amare questo sport quanto lo amo io. Dei limiti, io penso che ce ne sono veramente pochi. Il problema è che le persone, i protesisti, i centri protesi dovrebbero ascoltare le esigenze di una persona senza pensare di saper fare solo tutto loro. Ok Fabrizio, allora buon viaggio e in bocca al lupo per tutto, noi ti seguiremo. Crepi, Denise.